era efficace come dall'altro era, non c'era la giusta intensità, abbiamo sofferto molto le punzazioni, il locale, le aperture di lunghi. Invece nel secondo tempo, soprattutto nel quarto quarto, la nostra difesa è iniziata a funzionare, abbiamo fatto un po' di zona, però più che altro siamo stati bravi a limitare le penetrazioni e di mettere pressione sui tiri, con i rimbalzi, anche in attacco abbiamo girato un po' meglio la palla, però loro sono stati più bravi di noi di vincere la partita. Domande per Meso? Sì, Meso, faccio una domanda. Leggo adesso dalle statistiche, palle perse, palle recuperate, 14 perse, 3 recuperate per Siena, 13 perse, 3 recuperate per Milano, è un dato strano, tante infrazioni di passi, tanti 24 secondi, c'era tanta attesa in questa finale, può essere spiegato così, era un po' entrambe le squadre un po' nervose. Sì, no, penso che le palle perse abbiamo fatto anche tanti contropeso, purtroppo è una cosa che noi dobbiamo stare più attenti. Sì, sicuramente sai, quando l'intensità sale, la difesa c'è più contatto, c'è più possibilità di perdere la palla. Questo sì, penso che sia una cosa abbastanza normale, però è una cosa che noi vogliamo cercare di migliorare. Sì, il mercato. Mason, tu c'eri anche nelle altre finali contro Siena, forse almeno a livello di sensazione sembra che stasera sia stato un po' diverso, almeno da parte vostra a livello di intensità, siete andati sotto, anche in doppia cifra ci avete sempre creduto quasi fino alla fine, poi comunque questa differenza di 9 punti può dare magari una qualcerta dose di fiducia in vista di gara 2. Sì, noi abbiamo mostrato già quest'anno di poter recuperare, l'abbiamo fatto già nel playoff, contro Venezia, anche a peso, quindi è importante. Noi non mandiamo e abbiamo la forza di poter recuperare, però in trasferta essere sotto di 15 nel secondo tempo diventa più difficile, quindi dobbiamo cercare di non lasciare una differenza di punti, un punteggio così grande, perché è vero che abbiamo recuperato, però era proprio molto. Altro?